e si prepara a governare la Sardegna con un governatore che ha idee chiare, che ha con sé i comuni, che ha con sé le comunità, che ha con sé i territori, con un'idea chiara di Sardegna. Io penso che questa faccia la differenza. I sardi, come si dice, hanno la capacità di scegliere e io penso che la scelta non possa che essere quella per Paolo Struzzu presidente. I patti si rispettano, abbiamo dimostrato che siamo questo. Sassari aveva la necessità di andare avanti con un sindaco, di andare avanti con un'amministrazione, e noi questo rispetto lo portiamo avanti, e lo portiamo avanti nell'interesse della cittadinanza. Personalmente provengo da un territorio, quello di Sorso, della Romagna in generale, dove il PPR, la legge Salvacosta, il decreto Soru ha veramente fatto tanti danni e bloccato lo sviluppo e quindi anche il tessuto socio-economico di riferimento. E poi l'unità si costruisce ogni giorno col lavoro quotidiano, discutendo anche, a volte anche bisticciando, ma poi avendo la capacità di trovare una sintesi. La sinistra, soprattutto con Todde, sta sparando a zero su di lei. Cosa risponde? Che capisco che sia la campagna elettorale, quando si ha poco da dire si debbano attaccare gli avversari. Io preferisco parlare di quello che vogliamo fare per la Sardegna piuttosto che attaccare gli avversari. Perché i sardi dovrebbero votare Struzzu? Perché ho dimostrato in questi 5 anni di fare ciò che è giusto e non ciò che conviene. Il nostro percorso renderà protagonisti i territori e anche i cittadini. Prossimo martedì 30 gennaio noi presenteremo Sardegna al Centro, al Teatro Verdi, e quindi discuteremo e racconteremo il nostro progetto.